uno di loro, che è un uomo molto colto e raffinato, molto più degli altri, nota che il gatto del locale, un bel gattone, mangia il suo cibo in una ciotola preziosissima che in realtà è un piccolo vaso della dinastia Ming. Allora con aria indifferente dice all'oste: ma lo sai, ti posso dire una cosa? Guarda, hai un gatto veramente magnifico, guarda, veramente, proprio, sai, io ti dico una cosa, in un'altra vita sono stato gatto. Io lo sento con questo tuo gatto, abbiamo un feeling, capisci? Un feeling. E capisci, veramente, vendimelo. E l'oste dice: scusa, perché te lo devo vendere? Questo gatto mi tiene lontano i topi, poi un gatto che sono affezionato. Guarda, te lo dico, questo gatto è speciale e credo che sia un mio parente. Abbiamo, sai, veramente, in un'altra vita siamo stati fratelli, io lo so. Guarda, te lo pago $500. Allora l'oste dice: beh, 500? 500. Vabbè, prendi il gatto. Le chiacchiere continuano un po', va avanti così la serata. Poi con molta disinvoltura il coltissimo venditore di tappeti si alza per andarsene, prende il gatto con una mano e con l'altra prende la ciotola. E l'oste dice: no, scusa, ti ho venduto il gatto, lasci la ciotola. Il gatto ho venduto. Ebbene, scusa, e dove mangia la sua papa il gatto? Ma che razza di uomo sei? Non vuoi che il gatto, il suo odore, dopo diventa un gatto anoressico? Senti, ti ho venduto il gatto, lasci stare la ciotola. Ma che razza di uomo? Sei un uomo crudele. Il povero gatto perché non deve avere la sua ciotola? Cosa ha per te questa ciotola? Ti ho detto, ti ho venduto il gatto e lasci la ciotola, per favore. Allora l'uomo, il venditore: ma tu sei un pervertito? Cos'è, una questione sessuale questa ciotola? Perché non me la vuoi dare? Si può sapere perché non me la vuoi dare? E l'oste dice: lo sai quanti gatti mi ha fatto vendere?